sono Diletta Milana, sono laureata in ingegneria informatica al Politecnico di Milano e sono data scientist in ENI. Ho scelto ingegneria informatica perché volevo risolvere problemi reali. Mi guardavo un po' in giro nel mondo e mi sembrava che ci fossero tante arene, tanti problemi da risolvere. Mi sembrava che l'ingegneria fosse il posto giusto per in qualche modo capire come fare. Non mi era ancora chiaro, non avevo idea di che cosa in realtà facesse un ingegnere. Prima di iscrivermi a ingegneria ho ragionato molto su quale ingegneria facesse per me e francamente mi sembravano più o meno tutte uguali. Poi alla fine ho scelto ingegneria informatica e oggi sono data scientist. Che fa un data scientist? Un data scientist studia i dati, che questi siano immagini, che siano video, che siano tweet, che siano serie storiche, che siano sensori, e cerca di estrarre delle informazioni che poi siano utili realmente per prendere decisioni. La data science è una disciplina molto ampia. I data scientist sono fisici, sono matematici, sono ingegneri, sono economisti, sono analisti. Sono persone che hanno imparato o che stanno imparando a studiare i dati in tante forme diverse e ad aiutare a prendere delle decisioni. Questo cosa significa? Significa che un data scientist potrebbe trovarsi a studiare dei dati da sensori provenienti da un impianto e a cercare di capire quando c'è qualcosa che non funziona, in modo tale da avvertire con anticipo gli operatori che qualcosa di pericoloso sta per accadere. Ma un data scientist può anche osservare delle immagini di sicurezza per cercare di monitorare un certo luogo, un certo impianto e cercare di captare in anticipo il segnale di qualcosa che non va. Io ho studiato in un liceo scientifico con indirizzo informatico, quindi avevo imparato qualcosina di informatica a livello di linguaggio di programmazione molto di base e pacchetto Office di fatto. Avevo capito che c'era qualcosa che mi interessava nell'informatica, ma non ero certo quegli esperti programmatori, cosiddetti smanettoni, che già da giovane età imparano a smanettare sul computer. Io non ero attratta, non sono mai stata quel tipo di sviluppatore, quindi ho scoperto tutto il mondo dell'informatica piano piano. In realtà, appunto, prima di iscrivermi non avevo veramente idea concreta, e questo lo ammetto soltanto adesso, di che cosa stessi andando a fare. È stato soltanto recentemente che mi sono resa conto di aver fatto la scelta giusta, nel senso che mi sono resa conto di trovarmi in un mondo nel quale i dati sono diventati davvero il nuovo olio, sono diventati davvero la materia prima che guida tante decisioni, sono diventati un valore che nessuno può ignorare. E quindi capire i dati, capire che informazione portano con sé, qual è il loro valore, quali sono i rischi e quali sono le potenzialità di tutte le tecnologie che analizzano i dati e che permettono di prendere delle decisioni sui dati, è un valore straordinario. E avere queste competenze, essere in grado di capire quali tecnologie davvero possono fare del bene a noi come utenti e a noi come cittadini e quali tecnologie invece devono essere regolamentate, devono essere capite, è stata veramente la ragione per cui ho capito che questo era il percorso per me, che mi ha dato delle competenze, una capacità di analisi del contesto molto attuale e molto importante nel mondo di oggi. Sono approdata a ingegneria informatica perché fra tutte le discipline dell'ingegneria mi sembrava quella più versatile. In che senso? Nel senso che ho imparato a conoscere esperienze di ingegneri informatici, di informatici che lavoravano in tantissime aziende diverse, in tantissime discipline diverse. Ed in effetti è proprio così, perché i data scientist oggi lavorano in dipartimenti di ricerca che fanno sperimentazione nella fisica, lavorano in società retail, lavorano in big tech, lavorano nel mondo dell'energia, del pharma, della cosmetica, dei trasporti, della manifattura e tanto altro ancora. Quindi per me l'ingegneria informatica era veramente un modo di costruirmi quella base di competenze e soprattutto quell'approccio alla risoluzione dei problemi e di qualsiasi problema in realtà, che si può adattare poi a tantissime discipline, tantissimi campi differenti. Allora, un momento che sicuramente ricorderò
in maniera indelebile sono state, anzi i momenti, sono state le esperienze all'estero. Io ho avuto la fortuna di trascorrere prima un periodo a Chicago di internship al Fermilab, quindi un laboratorio di ricerca, come ingegnere del software, e poi ho trascorso 2 anni circa a Monaco di Baviera, prima in Erasmus, poi sono rimasta per alcuni corsi successivi per svolgere il lavoro di tesi. Sicuramente associo, diciamo, sono state entrambe esperienze bellissime, molto formative. Quando ripenso a queste esperienze, ripenso sicuramente ai tanti momenti belli, alle cose imparate, anche agli scenari enormi che si aprono. Quando ho scoperto il mondo delle start-up, ho scoperto il mondo dell'imprenditoria, ho scoperto l'Oktoberfest, ho scoperto quindi culture molto diverse. Però ricordo sempre la prima sera in cui sono arrivata a Monaco, in cui ero da sola in un paese che non conoscevo, di cui non parlavo la lingua, di fatto non conoscevo sostanzialmente nessuno, non conoscevo come funzionava l'università, non conoscevo come funzionava la città, mi sentivo totalmente dispersa, al punto di dire: ragazzi, io torno a casa, cioè forse era meglio restare a casa dove ero, che almeno conoscevo il mio ambiente, il mio habitat. Invece è stata un'esperienza di quelle che distruggono proprio le barriere che ci poniamo noi nel contesto in cui viviamo. Quindi sicuramente il momento forse più bello dell'università è stato proprio partire da quello che avevo e dal poco che sapevo e aprirmi verso un mondo diverso, non sempre positivo. Non credo che i mondi che ho conosciuto fossero necessariamente migliori di quelli in cui mi trovo o da quelli da cui provenivo, ma sicuramente è stata un'esperienza estremamente formativa e super importante. Devo dire che oggi la disciplina della data science è una competenza molto ricercata, quindi la capacità di studiare i dati, appunto, e soprattutto di trasformare il dato, magari le grandi quantità di dati non strutturati, sparse, poco organizzate, in materiale utile per prendere delle decisioni di business, è veramente una capacità molto richiesta, per cui oggi c'è grande ricerca di questo tipo di competenze, e soprattutto è una ricerca, una domanda che si apre a tanti background differenti. Quindi i miei colleghi data scientist sono matematici, sono fisici, sono informatici, alcuni sono ingegneri di altre tipologie di discipline, da altre università e da altri luoghi nel mondo. Quindi in realtà è veramente un ambito in cui si riesce facilmente a trovare opportunità interessanti. Io in particolare ho avuto la fortuna non soltanto di fare esperienza come data scientist nel mondo dello sviluppo, e quindi di sviluppare veramente soluzioni applicative che risolvessero un problema a partire dai dati, ma ho anche avuto la fortuna di guardare la data science dal punto di vista dell'innovazione, quindi tutte quelle iniziative che partono dalla risoluzione di un problema interno, ma anche dall'ispirazione nel mondo esterno, quindi lo studio dell'ecosistema dell'innovazione, lo studio delle startup, lo studio di tutte quelle idee e prospettive nuove che arrivano dai piccoli centri di ricerca come dalle grandi università, e quindi ho la fortuna di poter esplorare anche questo tipo di ponte fra la soluzione concreta e il mondo dell'innovazione, che poi effettivamente arriva a risolvere un problema vero del cittadino, dell'utente o del dipendente. Raccomanderei sicuramente un percorso di ingegneria informatica, innanzitutto perché è un'ingegneria e quindi come tale riesce a trasmettere agli studenti la capacità di analizzare un problema e costruire un framework per risolverlo, qualunque problema questo sia, che sia un problema estremamente complesso o che sia un problema molto semplice. E quindi come tale l'ingegneria, proprio nella varietà di discipline scientifiche, di materie scientifiche che insegna, imprime nella mente questo approccio alla risoluzione dei problemi. E l'informatica perché in realtà è una disciplina estremamente flessibile, estremamente dinamica, permette di arrivare a fare un lavoro da sviluppatore, che questo sia di applicativi web, di applicativi mobile, di data science, di sistemi di robotica e tanti altri ancora, ma permette anche di fare delle professioni differenti, come per esempio tutti coloro che si assicurano che questi prodotti sviluppati, queste soluzioni sviluppate diventino prodotti, che siano facilmente utilizzati, facilmente fruibili dagli utenti, che siano, ci sono tutte quelle professionalità che gestiscono i progetti,
aspetti che comprendono la tecnologia, ma comprendono anche il bisogno di business e sanno capire quale tecnologia utilizzare in quale contesto. Quindi c'è veramente spazio per qualsiasi tipo di attitudine personale, di preferenza personale e anche di passione personale. Il mondo dell'ingegneria, come tanti contesti professionali, è sia competitivo che collaborativo. Tanto dipende dalla cultura in cui ci si trova, tanto dipende da quanto si riesce a fare squadra con i propri colleghi, puntando ognuno a fare il meglio possibile, ma consapevoli del fatto che o si lavora insieme o si fa soltanto peggio. Quindi in realtà dipende molto dalla cultura e dal clima in cui ci si trova e dall'esperienza che ho con colleghi e amici. Non ho la sensazione che l'ingegneria si distingua particolarmente da altri settori in termini di competitività. Nella mia breve carriera ho avuto l'opportunità di collaborare sia con ingegneri maschi che con ingegneri femmine. Mi sono trovata molto bene con alcuni ingegneri maschi, così come mi sono trovata molto male con alcuni ingegneri maschi. Mi sono trovata molto bene con alcune colleghe femmine, così come mi sono trovata molto male con alcune altre. Non mi sembra di poter dedurre particolari differenze fra ingegneri maschi e ingegneri femmine. Ogni collega, ogni amico con cui ho avuto l'occasione di collaborare ha avuto caratteristiche molto diverse. C'era chi era particolarmente puntiglioso, c'era chi era molto creativo, c'era chi era molto comunicativo e quindi molto capace di fare squadra, e chi invece era il genio da cui andavi per risolvere qualsiasi problema. In generale i team oggi di informatici e di ingegneri, ma in realtà di scienziati, di tecnici, sono estremamente variegati in termini di attitudini personali, di capacità e anche di genere. Non sono mai stata io personalmente trattata in maniera diversa in quanto donna. Ci sono state occasioni in cui forse ho percepito che i miei comportamenti o i miei risultati, le mie capacità erano forse osservati sotto lenti di ingrandimento differenti, ma al risultato finale non ho mai percepito di essere stata concretamente trattata in maniera diversa in termini di opportunità e di accesso al lavoro che cercavo. Quindi forse è vero anche oggi, quando sentiamo una ragazza che si presenta come ingegnere informatico, c'è ancora qualcuno che alza un sopracciglio o almeno resta sorpreso in qualche modo. È sicuramente vero che è una di quelle discipline in cui ci sono meno ragazze rispetto ad altre. Penso che questa differenza si appianerà nel tempo, perché in realtà come ingegneri uomini e come ingegneri donne c'è bisogno di tantissimo contributo per risolvere tante sfide che sono non soltanto tecniche ma anche etiche, ma anche collaborative, ma anche sociali. Quindi penso che forse le piccole differenze di percezione che a volte si ha nell'essere interpretate quasi forse come un po' folcloristiche in un certo ambiente molto informatico si appianeranno sempre di più col tempo. Quello che forse si può fare per avvicinare ancora di più le studentesse e le ragazze al mondo dell'ingegneria, e in particolare dell'ingegneria informatica, è quello di raccontare concretamente cosa possono fare dopo, che in tanti casi è ancora un po' una nuvola, è ancora molto nebbioso come scenario. Ed è stato proprio quando io mi sono resa conto della quantità di opportunità diverse con cui potevo manipolare, con cui potevo riformulare la mia professionalità e la mia carriera, che mi sono convinta che era il percorso giusto per me. Quindi forse oggi ancora troppo spesso si associa l'ingegnere informatico a un certo tipo di professione, a un certo tipo di attitudine, di capacità, che non è necessariamente quella che corrisponde alla maggior parte di coloro che lavorano nel campo dell'informatica. Quindi forse raccontare ancora di più con esperienze dirette e concrete quello che poi effettivamente va a fare un informatico o un ingegnere informatico, e specialmente anche perché dobbiamo fare certi corsi, dobbiamo imparare certe cose, magari noiose, magari un po' non particolarmente appetibili, ma che poi ci servono per costruire quella struttura di risoluzione dei problemi che sono anche i più complessi che si devono affrontare, che il mondo sta affrontando oggi. Nella mia carriera universitaria e nella mia breve carriera professionale, sino ad oggi, mi è capitato di trovarmi in situazioni in cui
percepivo di essere osservata con un po' di pregiudizio. Nulla che ostacolasse effettivamente le opportunità che mi venivano date, il ruolo che mi veniva permesso di ricoprire, quanto piuttosto la percezione da parte di qualcuno forse di essere lì più per la simpatia o più per altre caratteristiche che effettivamente per la mia capacità tecnica. Queste situazioni non capitano soltanto nel mondo dell'ingegneria informatica, ma possono capitare in tanti settori. Il mio consiglio è fregarsene. L'importante è puntare ai propri obiettivi, puntare sui fatti, puntare sulla propria capacità e anche questi piccoli episodi, fastidiosi sicuramente, ma non bloccanti, si dissolveranno col tempo. Ragazze, so che le mie parole sono parole al vento. Magari mi avete ascoltato con interesse, ma restano sempre teoria, restano sempre parole appese in aria davanti agli occhi di una ragazza che sta cercando di capire cosa fare della propria vita. Il migliore suggerimento che vi posso dare è informatevi, leggete, cercate persone che fanno discipline, che studiano, fanno lavori che vi interessano. Provate a chiedere a loro: ma che vuol dire fare il tuo lavoro ogni giorno? Che tipo di attività fai? Che cosa hai studiato? Che cosa ti piace e che cosa non ti piace? Informatevi anche non soltanto dalle persone nella vostra cerchia, ma dalle persone di cui leggete sui giornali o che leggete sui social network o su internet. Provate a immaginare voi stesse facendo i lavori di cui sentite parlare. In questo modo, piano piano, vi costruirete un'opinione più chiara di quello che potrebbe effettivamente piacervi e potreste anche scoprire che le mille sfaccettature dell'informatica, che tiene un po', a volte mi piace dire, le chiavi della rete che collega al mondo, potrebbe veramente fare per voi.